L'altra settimana stavo andando da un cliente fuori città, come sempre stavo ascoltando la weekly di SoundCloud. Sì, l'ho sempre detto, sono abbastanza borghese da utilizzare SoundCloud anziché le app più blasonate, anche perché in SoundCloud non c'è la pubblicità, giusto? Quasi, perché naturalmente stavo ascoltando la weekly playlist e finisce il brano e mi parte uno spot pubblicitario. Scopri il nuovo SoundCloud Go+, tutta la musica che vuoi in alta qualità e senza pubblicità. Ecco, insomma, ci è arrivato anche SoundCloud. Ne parliamo oggi in questa puntata di Diario di Viaggio on the road. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e, come dicevo, sono un affezionato utente di SoundCloud. Mi piace molto come piattaforma, soprattutto per la tipologia di musica che ascolto. Ascolto musica particolarmente di nicchia, ascolto moltissimi autori che rilasciano musica con licenza Creative Commons e trovo molta musica molto interessante proprio su SoundCloud, anche se si tratta spesso di autori che hanno poi anche il loro profilo su iTunes e su Spotify. Però trovo il meccanismo di gestione di SoundCloud molto funzionale. SoundCloud in fondo è una sorta di social basato sulla musica, un po' come YouTube, però dedicato alla musica. Puoi commentare i brani, puoi mettere mi piace, puoi condividere i brani facendo la ripubblicazione per i tuoi follower, puoi condividere i brani sui social. È un modo molto interessante di ascoltare e condividere la musica. Tra l'altro ho una playlist di SoundCloud che è dedicata a musica Creative Commons che ascolto in auto. Se volete ascoltarla anche voi, o se volete scoprire qualche brano, qualche musicista interessante, ci può essere anche roba che si può utilizzare sui video YouTube, per esempio. Se non conoscete la mia playlist, ve la lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'ascoltata. È un po' difficile dare un'occhiata a una playlist di SoundCloud. E sicuramente troverete qualcosa di interessante. Comunque, dicevo, SoundCloud è una interessante piattaforma per scoprire nuovi musicisti, musicisti emergenti, e per ascoltare musica di nicchia. Un po' anche per questo la utilizzo e la preferisco a determinate app un pochino più blasonate. Purtuttavia il modello di business di SoundCloud è un modello che comunque può funzionare, secondo me sta funzionando nel corso degli anni, perché io ascolto moltissimi musicisti che hanno un piano pro. Vengo e mi spiego. Il mio è un piano gratuito di accesso a SoundCloud, sono un semplice utente. Potrei anche creare della musica, dei contenuti e pubblicarli su SoundCloud. SoundCloud, a noi utenti gratuiti, mette a disposizione le statistiche di base, ci permette di caricare complessivamente un massimo di 90 minuti di musica o di brani audio, di podcast, di quello che sia, e ci permette di poter utilizzare gli strumenti di base di SoundCloud per mettere like, commentare, rispondere ai commenti, eccetera. Ma se lo desidero posso fare per esempio il piano di abbonamento SoundCloud Pro, che mi dà a disposizione 6 ore di registrazioni complessive e una serie di statistiche avanzate, o addirittura il piano Unlimited, nessun limite di caricamento, possibilità di condividere i miei brani e di inviare una notifica riguardo ai miei brani anche sulle principali piattaforme di distribuzione musicale, possibilità di avere statistiche veramente evolute, possibilità di avere la monetizzazione sui miei brani, che è una cosa da non sottovalutare. SoundCloud, tra l'altro, è stata una interessante piattaforma di lancio per moltissimi musicisti, come per esempio Alan Walker o Marshmello, che hanno avuto un interessante passato proprio su SoundCloud. Quindi diciamo che questo modello di business può essere interessante. Come ripeto, io ho moltissimi musicisti che seguo, hanno il piano Pro, il Pro Unlimited, lo riconosci dal fatto che sul loro nome compare la stellina di SoundCloud che identifica i piani Pro. Ciononostante, SoundCloud si propone, come le altre piattaforme musicali, come non so, Spotify, anche con l'idea di mettere la pubblicità e di dare a disposizione il piano Go e il piano Go+, per ascoltare la musica anche offline, per ascoltarla in alta qualità e senza pubblicità. Per esempio, il piano Go mi mette a disposizione l'ascolto senza pubblicità e la possibilità di ascoltare i brani offline. Oppure c'è il piano Go+, quello su cui spinge di più SoundCloud, che, oltre a togliere la pubblicità e permettermi di ascoltare i brani offline, mi mette a disposizione brani in alta qualità e mi mette a disposizione l'intero catalogo musicale.
che è una cosa interessante, ma secondo me è anche un'arma a doppio taglio. Innanzitutto, il piano Go Più ha un costo di 9,99€ mensili, che per il tipo di piattaforma che è SoundCloud e per il tipo di musica che trovo su SoundCloud mi pare un prezzo un tantinello eccessivo, praticamente è lo stesso prezzo di Spotify Premium. Il piano Go, invece, che permette di saltare la pubblicità e ascoltare i brani offline e basta, ha un costo mensile di 5,99€. Ora, considerando la tipologia di piattaforma che è SoundCloud, considerando la tipologia di musica che io vado ad ascoltare, e non credo di essere l'unico che va ad ascoltare questa tipologia di musica su SoundCloud, quindi considerando che SoundCloud è una piattaforma un tantinello di nicchia, non lo so, a me questi due abbonamenti sembrano un tantinello eccessivi. Cioè io, per la tipologia di musica che ascolto, se il piano Go mi costasse, non so, 2,99€ al mese, che mi fanno 36€ all'anno, io 36€ all'anno ce li spenderei con piacere, ma 5,99€, 6€ al mese, fanno poco meno di 72€ all'anno, ed ecco che già mi pare un tantino eccessivo solo per saltare la pubblicità. Il piano Go Più mi parla dell'intero catalogo musicale, dello scoprire cose che altrimenti non scopriresti. Questo invece mi inquieta, perché mi state dicendo che se io sono un musicista che pubblica i propri contenuti su SoundCloud, l'algoritmo di SoundCloud mi bloccherebbe, perché molti possibili utenti, molte possibili persone che potrebbero ascoltare la mia musica non la ricevono, perché comunque non ricevono l'intero catalogo di SoundCloud. Ora, per carità, la scelta di SoundCloud è un'azienda privata di fare i piani di abbonamento, ci può stare benissimo, è un'azienda privata, decide di gestire il proprio business come meglio crede. Però, secondo il mio modesto parere, avere un piano di abbonamento come il Go Più, che ha praticamente lo stesso costo dei piani di abbonamento, per esempio 9,99€ al mese è il costo di Spotify Premium, su SoundCloud non trovo la stessa musica di Spotify. A me sembra un costo eccessivo mensilmente. Poi bisogna vedere come si procederà, come si svilupperà. Vero è che chi è un musicista e ha il piano Pro Unlimited può accedere al Go Più aggiungendo solo 4,99€ al mese, e questo può essere interessante. Ma già chi ha il piano Unlimited, oggi come oggi, paga circa 8€ al mese con la soluzione annuale. Quindi non lo so, io non sono molto convinto, però continuerò comunque ad ascoltare SoundCloud. Sono sempre borghese, perché mi piace la musica che c'è su SoundCloud, ma non posso dire tanto su SoundCloud non c'è la pubblicità. Ma vi chiedo un po' che cosa ne pensate voi. Voi ascoltate SoundCloud? C'è qualche musicista che vorreste consigliarmi, tra parentesi, oppure avete voi un profilo SoundCloud? Realizzate musica? Parliamone nei commenti, oppure, non lo so, voi avete intenzione di fare l'abbonamento a pagamento su SoundCloud, oppure avete l'abbonamento a pagamento magari su Spotify, avete Spotify Premium, o utilizzate qualche altra piattaforma musicale in abbonamento? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene ragazzi, anche per oggi questo è tutto, un argomento leggero, in prossimità dell'estate, giusto per ascoltare un po' di musica in auto. Se sono riuscito ad attirare la vostra attenzione, a farvi ragionare sull'idea che magari il piano Premium ci può stare, ma il prezzo può essere eccessivo, comunque se vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, il buon profumo di nuovo iscritto non ha piani Premium a pagamento, è appunto gratuito e rimane gratuito. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!